La sede di riferimenti, Coordinamento Nazionale Antimafia, è ospitata da locali confiscati a un clan della Camorra, clan legato agli ordini generali del celebre clan dei Cesarano e che agiva, secondo molte voci, agisce ancora. In uno dei crocevia non solo più celebri, ma più violenti della storia recente della Camorra, tra Castellammare, Torre Annunziata e Pompei. E proprio l'amministrazione di Pompei, un anno fa, ci ha concesso l'uso di questi locali, confiscati secondo le nuove norme previste per il trattamento dei beni sequestrati ai clan camorristici. L'associazione Riferimenti opera in Italia da molti anni, inizialmente fondata dal giudice Caponnetto, il fondatore anche del primo grande pool antimafia in Italia, e successivamente poi ha passato il testimone all'attuale presidente Adriana Musella, che ha nel tempo lavorato su tutto il territorio nazionale per fornire una prospettiva legata soprattutto ai giovani, a quella che si potrebbe definire la manovalanza contraria a quella della criminalità organizzata, perché l'associazione di riferimenti agisce soprattutto attraverso progetti che coinvolgono istituti scolastici, dalle scuole medie inferiori a quelle superiori. Negli anni ha ampliato i suoi orizzonti, arrivando poi ad occuparsi del tema mafioso in prima linea, grazie all'operato di Adriana Musella e di molti dei suoi attivisti, distribuiti su tutto il territorio nazionale. E da qui, nel tempo, riferimenti a sentito l'esigenza di far propria l'opportunità di gestire una sede, un pezzo, sia pur piccolo, di territorio in un luogo così sensibile e dall'alto valore e contenuto simbolico. Ecco che la sede di riferimenti di Pompei si colloca nella lotta alla criminalità organizzata. Non soltanto dal punto di vista strettamente funzionale, in quanto sede di un'associazione nazionale, ma lo fa anche per dare un messaggio a un territorio troppe volte spento, troppe volte restio dal punto di vista della reazione civile rispetto a questi problemi così complessi, un segnale di presenza forte. Avere qui una voce che sia una sorta di frastuono nel silenzio generale, cheto, imperturbabile delle azioni criminali, ha avuto un suo grande significato, e noi speriamo lo possa avere ancora di più nel tempo, grazie alla partecipazione soprattutto delle persone che conoscono la sede, che sono vicine alle nostre iniziative e che piano piano fanno mostrare una cittadinanza più attenta a temi dei quali non dovrebbe invece mai smettere di parlare. Su questo territorio, molti anni fa, hanno operato nomi dell'attivismo antimafioso, della magistratura, della politica, che hanno fatto poi la storia, di questa grande lotta civile che era la lotta alla criminalità organizzata. Nomi che, ahimè, hanno anche, significato sacrificio estremo, perché uno su tutti, che noi dell'associazione, quando ci troviamo qui, amiamo citare Giancarlo Siani, faceva un mestiere allora ancora più particolare, quello del giornalista, giornalista non piegato alle logiche di potere, che oggi molti fanno senza correre gli stessi rischi. Giancarlo Siani scriveva, tra Castellammare, Torre Annunziata, Pompei, ha pagato con la propria vita perché, come tutti quelli che hanno dato la vita per fare fino in fondo il proprio mestiere, amava la verità. E noi dell'associazione in alcuni eventi abbiamo sempre cercato di sottolineare quanto silenzio ci sia ancora su quella vicenda, e avere qui,
l'opportunità di fare, non dico quello che faceva lui, ma di continuare, di portare avanti la bandiera, la parola contro la camorra, è un omaggio anche a lui e a tutte le vittime di mafia, considerando che l'associazione è dedicata principalmente alle vittime di mafia, il lavoro di tutta l'associazione è dedicato a loro. Non a caso il compianto Gennaro Musella, padre dell'attuale presidente Adriana, fu assassinato barbaramente all'inizio degli anni Ottanta da una bomba andranghetista mafiosa perché aveva denunciato degli illeciti all'interno di una gara d'appalti nella piana di Gioia Tauro. A volte in alcuni incontri che ho avuto con ragazzi di vari istituti scolastici, la domanda classica è sempre stata questa: perché lo Stato non riesce a combattere il fenomeno mafioso? In realtà, e qui mi assumo la responsabilità intellettuale di una tale affermazione, in realtà lo Stato spesso non vuole, perché è come se un guerriero dovesse combattere contro se stesso. E questa è la metafora che a volte cerco di portarmi dietro. Esiste purtroppo una parte dello Stato coincidente con il fenomeno mafioso che non va visto soltanto nell'estensione territoriale dei vari clan o del dominio dei vari clan dal punto di vista materiale, dal punto di vista urbanistico, economico, eccetera, eccetera. Ma un altro concetto che ormai dovrebbe passare per accolto definitivamente è il fatto che la mafia si manifesta in varie forme, non sempre previste dal codice penale. Nel senso che esistono in questo paese anche delle sovrastrutture legalizzate che consentono che non si realizzi il fenomeno mafioso in quanto tale, ma che si realizzi l'imitazione del fenomeno stesso. Quello che non richiama il rumore del mitra, il rumore delle bombe, ma richiama il rumore della miseria, di una gestione efferata del mercato del lavoro e di tutto quello che è poi la linfa vitale del sistema di un paese. Quello che io noto spesso è che si parte nella lotta alla mafia, parlo dal punto di vista civile, parlo dal punto di vista dell'impegno civile, non sul piano giudiziario perché non sarebbe nemmeno di mia competenza, si parte come se si fossero già a conoscenza di tutto quello che riguarda il fenomeno mafioso, come se già avessimo superato degli step che in realtà noi non abbiamo nemmeno iniziato. Ecco perché ho sempre sostenuto che il punto di partenza è prima di tutto la lotta su se stessi, sulla quotidianità, sulle decisioni, sulla capacità di opporsi a determinate logiche in via quotidiana, in via progressiva, lenta, continua, proprio per acquisire quella coscienza di opposizione minima, essenziale, fatta di strumenti primari per poter poi opporsi a problemi di natura molto più complessa. Ho sempre aderito ad un'idea che mi ha insegnato grande maestro come Pierpaolo Pasolini, quando lui distingueva la scrittura su due piani, a proposito di una domanda che gli fu spesso fatta, ovvero sul senso della scrittura. Che legame ha, dal mio punto di vista, ispirandomi alla sua considerazione nella fattispecie civile, nel formato civile, oltre a quello letterario? Lui diceva che se osserviamo il fenomeno letterario, principalmente se osserviamo la scrittura, volendole dare un senso, allora in quanto scrittura a sé stante, un senso probabilmente non esiste, non c'è, la scrittura non ha un senso. Se invece lo scrittore impiega la propria attività rispetto all'impegno civile sotto tutti i punti di vista, allora fornisce alla scrittura il senso che in una versione pura non avrebbe. Dal mio indegno, minimo, microscopico punto di vista, ho sempre cercato di distinguere nella mia giovanissima attività letteraria
queste due strade. Mi occupo di letteratura in quanto attività, azione intellettuale a sé stante, volendo rappresentare chiavi emotive, personaggi con una determinata psicologia, storie e così via, dando quindi sfogo a quella che è la creatività che preme e che quindi trasforma la scrittura quasi in uno stato di necessità, di sfogo. Ho sempre cercato di farlo osservando il grande fenomeno dei diritti umani, come essi vengono trattati anche a livello internazionale. E c'è un forte legame tra il mondo della difesa dei diritti umani e del fenomeno mafioso. Perché? Perché dal mio punto di vista, se si tengono in considerazione tutte le forme di mafia esistenti sul pianeta, sia a livello geografico, sia a livello funzionale, sia a livello di modalità mafiosa, e teniamo soprattutto in considerazione il numero di vittime che le varie organizzazioni mondiali e locali hanno provocato, vittime innocenti e vittime di guerra, di mafie, otterremo un numero e un'eredità, come dire, morale di sangue così atroce da toccare i livelli che di solito fanno registrare quelle grandi tragedie che vengono classificate dalla geopolitica come crimini contro l'umanità. Ecco, la mafia è un crimine contro l'umanità, è un crimine spirituale. Se pensiamo a livello di distribuzione, a livello di ramificazione del fenomeno mafioso, le mafie sudamericane come possono essere le falangi armate per il controllo del narcotraffico in Brasile, i cartelli colombiani, la mafia del Nord America, la mafia russa, quella thailandese, quella cinese, giapponese, la mafia europea, Cosa Nostra italiana, che è probabilmente l'organizzazione più potente, l'Ndrangheta, la Camorra. Addirittura in Italia abbiamo la Sacra Corona Unita, in Italia abbiamo diverse forme di fenomeno mafioso. Ecco, se consideriamo questo schema globale, allora ci si accorge che forse sarebbe il caso che le agende internazionali degli organismi riconosciuti a livello internazionale, ecco, forse sarebbe il caso che prendessero in considerazione l'eventualità di inserire nelle loro agende dei loro lavori, alla voce crimini contro l'umanità, quello che è stato provocato dai fenomeni mafiosi, ed iniziare a contestualizzare in maniera più ampia la lotta alle mafie. È già fatto dagli organismi di polizia e dagli organismi investigativi internazionali, ma dal mio punto di vista, da quello che ho potuto osservare, non è abbastanza fatto dal mondo civile. E anche a questo forse potremmo trovare una risposta, o meglio, più che trovare, ipotizzare una risposta a un'osservazione così complessa, e cioè al fatto che i paesi più forti, questo l'ho potuto osservare viaggiando soprattutto in America Latina e in Africa Centrale, i paesi più forti tendono ad applicare, parlo dei paesi più forti sul piano economico, sul piano politico, militare, quindi i paesi catalogati nel primo mondo, tendono ad applicare anche attraverso le politiche internazionali criteri che molto spesso queste osservazioni vengono taciute, non è comodo tirarle fuori, tendono ad applicare meccanismi nei rapporti finanziari, nei rapporti economici, ma anche nelle stesse forme di contaminazione reciproca che possono avvenire tra i vari paesi, logiche e dinamiche molto spesso vicine a quelle adottate dalla violenza mafiosa. Dico violenza mafiosa perché assistiamo, e questo è un fatto quotidiano, ad un sistema di integrazione internazionale che molto spesso viene apprezzato, viene celebrato anche a livello culturale, ma in maniera dal mio punto di vista eccessiva. E perché prima parlavo di adozione di violenza sul piano delle relazioni internazionali? Perché come è possibile assistere, come è possibile osservare, esistono autentici fenomeni di militarizzazione della scelta politica attraverso dinamiche, logiche che vengono definite politiche, diplomatiche. In realtà non si fa altro che obbligare determinati paesi
aventi risorse naturali e non soltanto naturali, notevoli, a piegarsi alle necessità dei paesi più forti, più potenti, attraverso uno scambio che scambio non è, che molto spesso si tramuta in una specie di atto di depredazione di territori a noi sconosciuti e dico di più, comodamente sconosciuti. Con questo discorso più ampio dove voglio arrivare? Principalmente al fatto che questa trascuratezza sul piano culturale a livello globale della forte ingerenza del fenomeno mafioso in molti dei paesi di tutti i continenti, forse in via, non so quanto cosciente o incosciente, questo è difficile stabilirlo, ma in via latente, in via, voglio anche ammettere, inconscia, sembra richiamare lo stesso principio, la stessa necessità dei paesi più forti a restare sempre i paesi più forti perché ne esistono altri più deboli.